I testi fondamentali erano sì, il giornale, perché è la cronaca è la vita della gente, il Vangelo sa verità che non tramontano, e l'altro è la Costituzione italiana, non tanto come legge fondamentale, ma la Costituzione italiana scrive come deve essere la società domani. Barbiana è rimasta intatta, nel senso che chi viene a Barbiana si muove e si commuove. Lui è Michele Gesualdi, oggi presidente della Fondazione Don Milani, da piccolo uno dei 6 studenti del prete educatore che fondò la scuola di Barbiana. Quegli anni e quegli insegnamenti li porta nel cuore e adesso li trasferirà, grazie ad un progetto curato proprio dalla Fondazione Don Lorenzo Milani e supportato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Assessorato alle Politiche all'Educazione del Comune di Arezzo, nelle scuole aretine. La cosa interessante è che noi avremo nei prossimi mesi qualcosa come 8 laboratori 8 di teatro scuola, quindi avremo in tutto un 160-200 ragazzi che studieranno Don Milani e metteranno in scena 8 spettacoli, più o meno nel periodo di febbraio-marzo, in bicchieraia su Don Milani. Le scuole e le classi che parteciperanno al percorso sono del liceo scientifico Redi, del liceo musicale Francesco Petrarca, del quarto anno liceale d'eccellenza di Rondine, del Vittoria Colonna, delle scuole medie Piero della Francesca e della 4 novembre. Il dominio della parola era questo l'insegnamento fondamentale che infuse ai ragazzi e soprattutto con quella mira verso il futuro, verso l'orizzonte, che attraverso lo studiare, la dedizione, la cultura, il sapere appunto dominare la parola si può raggiungere qualsiasi livello e si possono scardinare tutte le ingiustizie sociali. Partiamo proprio da qui studiando i testi principali di Don Milani, che sono le lettere, l'obbedienza non è più una virtù, il ponte di Luciano, la parola fa uguale, e soprattutto la lettera. La lettera a una professoressa che 60 anni fa scardinò appunto la scuola conforme per dar vita a una scuola che dava l'opportunità a tutti in ugual misura. E proprio studiando, attraverso lo studio, l'approfondimento e la lettura, soprattutto d'estate, i ragazzi approfondiranno questi testi e a settembre saranno pronti per poter, come diceva Paolo prima, trasformarli in un'azione di voce e di corpo attraverso il teatro.